Il mio studio nasce negli anni 80, quindi sono abbastanza vecchio del mestiere. Beh, mi sono laureato a Venezia, ho lavorato parecchio per parecchi anni nel campo dell'arredamento, dopodiché sono passato a lavorare di più in edilizia, sempre mantenendo i legami stretti con l'arredo, ma sviluppando poi una professionalità sia nell'edilizia residenziale, produttiva, ricettiva. E ultimamente mi occupo abbastanza spesso di locali di pubblico spettacolo, teatri, cose di questo genere. La particolarità dello studio. Ma diciamo che siamo uno studio molto polivalente, in funzione delle esperienze molto diversificate che abbiamo avuto modo di fare. Prevalentemente lavoriamo sull'edilizia residenziale montana, perché Asiago è il mio paese di origine, dove abbiamo uno studio, sviluppiamo lavori prettamente residenziali. Abbiamo poi una seconda sede a Schio, dove io mi sono trasferito per questioni familiari. E anche lì sviluppiamo una progettazione un po' più allargata, nel senso che ci siamo occupati e ci occupiamo di industriale, di produttivo e anche sempre di residenziale, insomma. Diciamo che la caratteristica principale è legata alla costruzione tradizionale, più tradizionale, con dove si può, cerchiamo anche di tirar fuori qualcosa, qualche segno più al passo coi tempi, insomma, ecco. Innovativo, brava. Lo studio complessivamente si compone di 5 persone, appunto dislocate in queste due localizzazioni. Io faccio un po' il coordinatore, vado un po' su e giù. A livello di progetto, quello che più l'ha affascinata? Beh, io sono un patito del legno, ma non lo dico perché siamo qui a parlare con Rasom, eccetera. Mi piace il legno, ho sempre lavorato col legno, ho anche, credo, una discreta professionalità e padronanza dell'argomento, un po' perché vengo dall'arredo, quindi l'arredo tradizionalmente legno, poi legno, costruzioni, tetti, strutture più o meno complesse in legno, insomma, è una cosa che mi ha sempre affascinato e che abbiamo sempre curato. Da un punto di vista, non so, come realizzazioni, curiamo molto, per esempio, l'aspetto dei tetti, no? Che soprattutto in montagna costituiscono una parte rilevante del progetto di solito, e delle strutture interne, perché danno soddisfazione come risultati, sia interpretate in chiave più tradizionale che in chiave più rigorosa, più lineare, più moderna, insomma. Come ha conosciuto Rasom? Rasom io la conosco da molto tempo. E diciamo che in me c'è sempre stata un po' di diffidenza verso queste case prefabbricate, chiamiamole così, no? Ho fatto qualche esperienza con altre aziende del settore, più o meno gratificanti. Mi sono avvicinato a Rasom per una serie di circostanze legate alla conoscenza di alcune persone dell'entourage di Rasom. Mi sta piacendo, vediamo se riusciamo a costruire un rapporto solidale, insomma, è reciproco.